Benvenuti alla visione e all'ascolto del match di calcio Palagonia Aquile Calatine per la terza giornata del campionato di prima categoria girone F. Derby dunque del comprensorio quest'oggi sul terreno di gioco del comunale di Palagonia. Vediamo le due formazioni schierate all'altezza del cerchio centrale, alla destra i vostri teleschermi gli ospiti, le Aquile Calatine, e a sinistra il Palagonia. Velocemente vi do lettura dei due schieramenti. Le Aquile di mister Giacomo Messina e Ausilio sono stati così schierati: Placenti, Sottile, Lobartolo, Gallo, Aleo, Ausilio, secondo Cimonetti, Lomonaco, Ruscicca e Annaro. Diverse dunque defezioni in seno alla formazione biancorossa di Caltagirone. Ecco invece la formazione schierata da mister Salvatore Di Salvo: Tringali, Giuseppe Motta, Michele Motta, Politino, Caniglia, Caruso, Brancato, Megna, Calcagno, Seguida e Pillirone. L'arbitro dell'incontro, il signor Iacona di Ragusa. Cimonetti, Ausilio. La verticalizzazione, spara la porta, difende bene palla Lomonaco, quindi Cimonetti, il sinistro di Lomonaco e la palla deviata in corner, straordinariamente bene da Tringali, e Aquile Calatine vicine alla marcatura. Tutto questo al sedicesimo. Pronto secondo per la battuta, Gallo. Il servizio che raggiunge Ruscicca, cerca la linea di fondo, la trova, il traversone, rischia l'autogol il difensore Motta e poi, favorito dal rimpallo, recupera Tringali. Ancora occasione gol per le Aquile. Tutto questo al 27esimo, quindi Megna, favorito da un rimpallo, porta palla, la verticalizzazione, la palla che palla pericolosamente per la corrente Pillirone. E palla alta, anzi si è trattato di Brancato che praticamente al limite dell'area, tutto solo dinanzi a Placenti, manca lo specchio della porta. Intanto è pronto Ausilio. L'arbitro si posiziona per vedere eventuali fuorigioco, parte il traversone sotto misura e la palla sulla traversa e a fondo campo. A colpirla stavolta è stato Ruscicca, che mani nei capelli si rammarica. Formazione nuovamente in campo, gentili telespettatori, ovviamente parliamo di Palagonia e Aquile Calatine che daranno vita al secondo tempo di questo match relativo alla terza giornata del campionato di prima categoria girone F. Contropiede del Palagonia, a destra lo scatto perentorio di Brancato, Brancato guadagna metri, guarda lo schieramento dei compagni, si fa gioco di Lobartolo, parte il traversone ma sbaglia tutto dopo una gran bella giocata, Brancato sparando direttamente a fondo campo. Brancato impattato da Lobartolo, rimpallo che lo favorisce, quindi il servizio a beneficio di Motta, il cross in aria per Brancato che carica il destro e la palla a fondo campo. Occasione gol, gentili spettatori, stavolta a favore dei padroni di casa sul destro di Brancato. Il fischio, il destro di Ruscicca, la palla in gol, straordinaria marcatura di Ruscicca e Aquile Calatine che sono in vantaggio. 17esimo della ripresa dunque, gentili telespettatori. Gran gol su calcio piazzato del numero 10 Ruscicca, interno collo destro, palla a rientrare sotto l'incrocio dei pali alla destra di Tringali, ha praticamente baciato il palo alla destra dell'estremo difensore di Palagonia ed è il gol dell'1-0. Questo campanile di Ausilio, ottimo lo stop di Brancato, il lancio destro destro, lo scatto di Calcagno, Calcagno corpo a corpo con Aleo, Calcagno si porta verso il fondo, tiro cross e pallone che si spegne a fondo campo. 25 uomini in barriera proprio sul limite dell'area di rigore delle Aquile. Parte il destro di Megna, alto il sinistro di Ausilio, spara la porta, il solito Ruscicca, ottimo suo palleggio aereo, ai 20 metri, carica il destro, la battuta è violenta, è palo esterno e palla sul fondo. Ancora insidiosissimo il destro di Ruscicca. L'intervento di Caruso. Attenzione, fallo di reazione spropositato di Michele Motta, da redarguire assolutamente. Speriamo che adesso la situazione non degeneri. Espulso Michele Motta che ha platealmente scalciato l'avversario. Queste cose non si fanno. Palla in aria, è decentrato, cerca di controllarla, non riesce e c'è il triplice fischio del signor Iacono.
dopo praticamente 6 minuti e mezzo di recupero, gentili telespettatori, finisce qui sul terreno di gioco del Comune di Palagonia. Aquile Calatine 1, Palagonia 0. Il gol al 17° della ripresa è stato siglato dalla punizione splendida di Ruscica.